Buongiorno, amico. A proposito, che ora è? Chi sono? Amici, Renard e i suoi uomini sono scomparsi 2 giorni fa. Stamattina li abbiamo trovati qui. Che è successo? Si stavano preparando una missione. Renard è stato trovato con una borsa di detonatori. Era un tipo duro, ma sotto tortura ha ceduto e ha tradito gli altri. Quel macellaio nazi l'ha spellato come un animale. Come hai detto? Il nuovo capo della pubblica sicurezza nazista, un colonnello SS. Prima della guerra era una specie di pilota d'auto. Dirker. È lui. Questo è il suo messaggio per la Resistance. Qual era il bersaglio di Renard? Il cannone d'assedio al Teatro Élysée rappresenta il potere nazista in questa parte della città. Fa un suono assordante. Ogni volta che spara, la gente di Parigi perde un po' di speranza. Allora gli daremo qualcosa di cui gioire. Sapevo saresti stato così. Parla con Brayman. Devlin, sono così felice di vederti. È lo stesso. La situazione? I nazisti hanno localizzato un nostro rifugio nelle campagne. Un posto dove nascondiamo donne e bambini dalla Gestapo. Inseriscono le coordinate del rifugio nel cannone. Li puoi avvertire? Nein, non c'è tempo. Allora dovremo fare alla svelta. Prendi queste. Serve un esplosivo ad alto potenziale per distruggere il cannone. Dieci minuti al fuoco. Calibratura della traiettoria in corso. Devo far fuori quel tecnico prima che prema il grilletto. Al fuoco. Thank you.
sono preso un po' di tempo. Ecco dove sei, troia! Buongiorno, amico. A proposito, che ora è? Dov'è Skylar? La signorina Sinclair è via per affari. Ti manda i più calorosi saluti. D'accordo. Mi piaci poco e ti credo ancora meno. Sono qui solo per quello che hai detto di Jules. Se questo è uno dei tuoi trucchetti, scopriremo se il tuo sangue è davvero blu. Devo ammettere che trovi il suo candore rinfrescante, signor Devlin. Nella mia etica professionale, l'onestà è il più raro dei vizi. I segreti sono la moneta della mia professione. Il tuo amico Jules ha perso la vita per proteggere dei segreti piuttosto importanti. Lo sapevi? Dirker pensava che lavorassimo per lei. Forse, ma Jules sarebbe comunque dovuto morire. Aveva visto troppo, proprio come lei. La fabbrica di Doppelsig. Ma che sta succedendo in realtà? Le è noto il concetto di fissione atomica? Ah, non sono mai stato il tipo da cocktail gay. Il barista se ne rallegrerà di certo, ma è questo il punto. Il tuo Jules è stato ucciso per proteggere la segretezza di certi piani nemici. Piani cruciali per la campagna bellica tedesca. Ho intenzione di mandare in fumo quei piani e di distruggere chi li ha orditi. Che ne dice, signor Devlin? Vuol giocare ancora? Sì, cosa sarà stavolta? La signorina Sinclair tornerà presto con i dettagli sulla prossima fase dell'operazione. Se ce la farà anche stavolta, riceverà la Victoria Cross. Oh, è una specie di medaglia? È il riconoscimento più alto del mio governo. Beh, mi ci pulirò il culo. Allora, diciamo una cassa di scotch. Adesso sì che si ragiona. Grazie. Avremmo dovuto prenotare una stanza. Birichino. Di solito non mischio il dovere col piacere, ma a volte non posso proprio farne a meno. Per un momento ho pensato fossi morto. No, ma gli stronzi meritano un 10 per il tentativo. Se questo non è un appuntamento, perché siamo qui? Ci aiuterai a rapire un uomo su un treno e a far cadere il treno in un burrone. Sembra divertente. Mai fatto saltare un ponte? Non ancora, ma imparo in fretta.
Chi è l'obiettivo? Il dottor Klaus Kessler. È l'ingegnere capo del programma atomico segreto nazista. Nome in codice Valhalla. Il segreto per cui Jules è morto. Quando vi hanno presi eravate sopra il laboratorio di Kessler. Maledetta sfortuna. Povero Jules. Sfortuna per quei fottuti crocchi. Di cosa si tratta? Un rapimento? Diserzione. Il dottor Kessler vuole disertare. I nazisti lo uccideranno prima che succeda. Quindi volete che i crocchi pensino? Eravamo rimasti. Ah, Cristo. Eravamo rimasti. Quindi volete che i crocchi pensino sia già morto? Centro. Distrutto il treno, i nazisti penseranno che Kessler sia stato ucciso. Quando si renderanno conto dell'accaduto, Kessler si troverà già a Londra, a lavorare per noi. Malvagio fino all'osso. È tipico di Bishop. Primo all'ordine del giorno, piazzare cariche esplosive sul ponte. Lascerò a te i lavori pesanti. Non dirmi che non ti piace sporcarti un po'. Sai benissimo che non è così. Mi piace quando ti dai da fare. Molto bene, grazie. Sei fortunato che hai un'auto a noleggio. Direi che quella fortunata sei tu. Metti le cariche sotto il ponte, dove la struttura è debole. E per innescarle? L'ultima carica va sui binari. Innescherà le altre quando il treno la toccherà. Dannatamente diabolico. Torno subito. Questi sostegni hanno visto giorni migliori. Perfetto. Ops, e qui? Let's go.
Chip! Se sei ancora orgoglioso con uno stivale su per il culo! Eccoci. Ancora una sui binari. Pensavo che mi ci sarei abituato. Franchieri! Ecco fatto. Smettere!
che ti mando io. Wilcox sta aspettando alla stazione. Muoviamoci. Se Kessler è la manna per i crucchi, perché rischiare di mandarlo in Cristo? Guai in vista.